Come fare a meno di se stessi? Questo è un esercizio importantissimo, come fare a meno di se stessi. Prima o poi ci capiterà. La mattina, per esempio, quando andate allo specchio, mentre vi lavate i denti, dovete dirvi addio. Iniziate a dirvi addio anche quando vi lavate i denti. Sì. E dite addio a tutte le persone che amate, sempre. Non dite più ciao, eliminate il ciao, addio, dite sempre addio. Addio, 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 addio. Addio. No. Non mi capitava da tempo. Oggi mi prude il pisello, mi prude, non so, come quando avevo 17-18 anni. Mi prude proprio, mi prude molto il pisello. Il vero atto di coraggio è un artista, deve essere coraggioso, se no non è un artista. Il vero atto di coraggio sarebbe non fare più monologhi, non essere più me stesso. Dire addio a se stessi si può fare anche in questo modo, cioè liberandosi da se stessi, cioè diventare altro, altri, cambiare completamente vita come fece Rimbaud, scritto Rimbaud. Sì. E quindi io cosa potrei diventare? Se dovessi dire addio a me stesso, a questo Riccardo che ho costruito nel tempo, di filmmaker, diciamo così, quotidiano, casalingo. La vera rivoluzione in realtà sarebbe quella di smettere di portare il mondo a casa mia, ma di iniziare ad uscire, andare io incontro al mondo. Questa sarebbe la vera rivoluzione di Ricky, mia, di Ricky. Io invece tendo appunto a portare il mondo a casa mia. Dovrei invece dimenticarmi della mia casa, ecco, di questo avrei bisogno.
Però qui appunto è simpatico, qui perché non c'è nessuno che mi contraddice, se non io stesso che contraddico me stesso. Appunto manca il contraddittorio, manca il confronto, manca la rivalità, se volete. E questo è il mio grande limite, bisogna riconoscere i propri limiti. Questo è il mio limite perché mi manca appunto la competizione, ormai non competo più con nessuno, non spedisco i miei film da nessuna parte, da anni, non me ne frega più niente di niente. Mi sono rintanato in questa Quixote, in questa casa. Questo è il mio limite, era il mio limite. Perché qua mi sento un re, il re del nulla, ma insomma, del mio nulla. Quindi dovrei avere il coraggio di rinunciare a tutto questo, a questa comodità, a questa rete di protezione e immettermi nel flusso vitale esterno. Io invece me la racconto, mi dico che sono pigro, mi dico che esistono i viaggi interiori, mi interiorizzo, me la racconto sempre, ma insomma è così. Devo imparare da Believe. Believe è un ragazzo che ho conosciuto qualche settimana fa. Un ragazzo nigeriano, forse gli farò un video ritratto, che è venuto qua in Italia rischiando la propria vita. Si chiama Believe, questo nome è bellissimo, credere. E lui in realtà il suo viaggio l'ha fatto e oggi mi ha detto: di che cosa hai bisogno? Devi farti questa domanda, Riccardo, di che cosa hai bisogno? Believe, un bravissimo ragazzo. La mia politica dovrebbe essere appunto quella di andare incontro al me stesso che mi aspetta fuori da questa casa, da questo studio, da questo laboratorio di cosa? Di ripetizione costante di me stesso. Ma che palle però, eh? Troppo filosofico. Troppo filosofico, ci vorrebbe una tettona in questo momento, perché mi prude il pisello, una tettona a fianco a me, una bella tettona. Sarebbe un video molto più interessante, una tettona qui proprio, una bella tettona qui. Sì, con un bel bikini. Cristo, ti devi. Sto leggendo Guerra e Pace, sì, ok, è divertente Guerra e Pace. Non è un mattone per niente, sono tante pagine, ma è leggero, non è un mattone, fa anche ridere. Dicevo, io sto qua in questa trappola che è la mia vita, che è la mia casa, e leggo, sogno, penso, ogni tanto faccio l'amore, ma sempre chiuso in questo comfort che dovrei mettermi in pericolo, dovrei avere il coraggio di mettermi in pericolo, di affrontare nuove sfide, di. Ma che cazzo ne ho voglia? Non ne ho voglia, eh. E allora perché ti lamenti, Riccardo? Perché fa chic, perché lamentarsi fa chic, poi uno si sente meglio, si sfoga e continua a essere lo solito stronzo. È così, è così. Voglio continuare a essere il solito stronzo.